Bastano 10 secondi alla San Cataldese per andare in gol a Cittanova, in Calabria, nel turno infrasettimanale di Serie D. È Raul Torregrossa a firmare uno dei gol più veloci della storia verde amaranto e non solo. Un avvio fulminante che consente alla formazione di Matteo Bullo di portare a casa i primi 3 punti della stagione in uno dei campi più difficili del girone I. Dopo la rete, l'11 verde amaranto non abbassa la guardia e controlla il match con il piglio della squadra di rango. Il Cittanova prova come può a mettere alle corde la San Cataldese, ma Dolenti e compagni non si lasciano sorprendere, rischiando raramente il gol del pari e proponendosi più volte in fase offensiva con ordine e raziocinio, senza strafare. Con un solo obiettivo, vincere. Al triplice fischio finale, le urla di gioia di un massiccio numero di tifosi san cataldesi in trasferta. I risultati della seconda giornata. Canicattia Cireale 2-0, Sant'Agata Real Aversa 1-2, Cittanova San Cataldese 0-1, Paternò Santa Maria Cilento 2-1, Mariglianese Ragusa 0-2, Vibonese Licata 2-1, Castrovillari Lamezia 1-2, Catania San Luca 2-1. Locri Trapani si giocherà il 12 ottobre. La classifica: Real Aversa, Vibonese, Lamezia e Catania 6 punti. Castrovillari, Sant'Agata, San Cataldese, Ragusa, Locri, Canicattì e Paternò 3. Trapani, Cittanova, Acireale e Mariglianese 1. San Luca, Licata e Santa Maria Cilento 0.